Nelle Marche sono più di 9.000 gli studenti fra i 6 e i 18 anni positivi al Covid-19, ovvero 3.000 in più rispetto alla settimana precedente. Sintomi per lo più lievi, ma segnale di un virus che si sta accanendo nelle fasce più giovani. E i numeri si triplicano nel gonfiare l'esercito di studenti che sono in quarantena per contatti con positivi e che stanno creando una massa di didattica a distanza molto complessa da gestire per le famiglie. Idem per nidi materne, dove basta un solo caso positivo a mandare la classe in quarantena. Scuole comunali di fatto svuotate del 30% a livello nazionale e Pesaro non si astiene dalla statistica. Le scuole di Pesaro seguono quelle che sono le percentuali di frequenza di tutte le scuole nazionali, quindi abbiamo rotazione delle sezioni della scuola materna che vanno in quarantena, altre che rientrano perché sono passati i giorni di osservazione di salvaguardia. Diciamo che un terzo delle scuole in generale e delle sezioni sono oggi chiuse, con l'idea e la speranza che la situazione possa rientrare, uno per la circolazione del virus con una gestione più semplice del contagio, e quindi ci si aspetta tutti che la primavera possa portare un giovamento, ma in tempi più stretti, dato che l'emergenza è oggi, c'è una grande richiesta da parte dei presidi, dei dirigenti in campo nazionale, proprio per cercare di snellire, specialmente per le fasce più giovani della popolazione, tutta la questione della quarantena e dei tamponi conseguenti. Complicata la gestione della quarantena fra le mura domestiche, complicata anche la gestione dei tamponi e i loro costi. Il rientro dalle vacanze di Natale, con l'idea e anche l'intenzione di tenere le scuole aperte, come giusto che sia, e mi ero già espressa su questo aspetto, porta con sé però tutta una gestione dei tracciamenti, delle quarantene, della questione tampone 0, tampone 5, che poi nella fattispecie diventa impossibile e molto complicata da parte delle famiglie per due questioni fondamentali: gli appuntamenti, che sono sempre difficili da trovare, e anche il posto per fare un tampone, e poi, cosa non secondaria, il costo stesso dei tamponi per le famiglie. Che quando una famiglia ha due figli che ripetutamente vanno in quarantena perché la classe è investita dalla quarantena con un caso positivo, due casi positivi, ci si deve attivare, e questo è ripetuto nel tempo. Prendiamo atto in maniera drammatica di una situazione che per la scuola è molto complicata in queste settimane.